Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati ad un nuovo appuntamento con Start. Questa sera sono in compagnia di Lorenzo Borzano, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, è tanto che non venivo. Amministratore unico di Dicermec S.p.A. dal gennaio 2023, dopo essere stato presidente di Asmiu e successivamente di Evam. Quindi sicuramente un curriculum molto ricco. Ecco, prima di arrivare al punto, che sicuramente è l'esperienza con Cermec, una battuta velocissima su ognuna di queste tre importanti presidenze. Velocissima, velocissima è una tragedia, però insomma proviamo a sintetizzare. Diciamo che la mia esperienza è iniziata con Asmiu, per cui il mio cuore è ancora, cioè, tatuata la farfallina. È là che ho avuto la possibilità di avere un'esperienza incredibile anche dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Ricordo proprio in questi giorni, ho visto su Facebook, no? Appaiono i ricordi di qualche anno fa, e io sono stato amministratore di Asmiu quando c'era il Covid. E allora un momento difficilissimo dove non si sapeva cosa fosse, dove andava a fare le sanificazioni con i nostri ragazzi tutti insieme, ed è stata un'esperienza unica. Io dico che sono diventato un ometto grazie all'esperienza di Asmiu, per cui Asmiu un'esperienza incredibile sia dal punto di vista professionale che umano. C'è stato poi Evam, l'ente, valorizzazione, acque e minerali, no? Che per me rappresenta l'orgoglio della nostra terra. Io amo, ho sempre amato la Fonte Viva, e insomma Evam mi ha dato la possibilità di fare una promozione del territorio. Io sono innamorato del territorio, lo sanno tutti, ed è stato bello. E poi ho un ricordo, l'ultimo giorno quando ho salutato, l'abbraccio degli operai, insomma, di tutti, per cui Cermec, una sfida importantissima, anche perché a differenza di Asmiu e Evam, che sono tutte di proprietà del comune di Massa, Cermec è di proprietà di Massa e comune di Carrara. Ho ereditato un bilancio che perdeva 2.400.000, per cui si tratta di rifiuti, temi molto complessi, e ho un po' perso la serenità, ce lo dico, però è un impegno importante che per adesso facciamo le corna, insomma, stiamo facendo del nostro meglio, e insomma, e certo che è immune dai sbagli, non c'è nessuno immune dai sbagli, però diciamo che da 2004 di perdita dell'anno scorso siamo riusciti già a portare un bilancio in pari, e io penso che Cermec sia una risorsa per il territorio. Assolutamente, anzi grazie mille per essersi speso dandoci un'opinione personale sulle sue esperienze, che chiaramente sono state molto molto importanti. Ecco, arriviamo subito al punto. Cermec è l'azienda che tratta i rifiuti di Massa e Carrara, quindi svolge un ruolo determinante per tutto il nostro territorio, e per far sì che ci sia una maggior consapevolezza mi piacerebbe chiederle di spiegarci quello che è a 360 gradi il ruolo di questa azienda e il suo funzionamento, chiaramente. Bene, allora, cerco di sintetizzarlo. Allora, Cermec è l'ente, cioè è l'azienda che si occupa di raccogliere i rifiuti che vengono prodotti nella nostra provincia. Non nella nostra provincia, è sbagliato, perché Montignoso già da anni ha fatto una scelta diversa, che andava più a Pogatto, la Regione va in un altro impianto, per cui noi prendiamo i rifiuti di Massa e di Carrara, i rifiuti indifferenziati di Massa e di Carrara, e anche di altre province della nostra regione. Principalmente il nostro core business, per cui la nostra attività, è quella di trattare i rifiuti indifferenziati, anche se trattare è una parolaccia, perché i nostri impianti sono vecchissimi, per cui noi prendiamo il rifiuto indifferenziato, facciamo un po' di selezione all'interno, perché gli impianti sono vecchi, per cui selezionano quel che c'è da selezionare, per cui c'è una calamita. Un giorno io vi vorrei invitare a venire proprio con le telecamere a vedere dentro, per cui c'è la calamita, ci sono dei nastri, la spazzatura corre sui dei nastri, viene selezionata e poi dopo viene triturata e mandata in discarica. Questa è la bestialità della cosa, ma ci arriviamo dopo. Se mi perdo in arma, dice che mi salta la puntina, salto da un momento all'altro, per cui. No, ma questo è sicuramente importante, anche perché tutti i cittadini cercano di rispettare quella che comunque è la differenziata, quindi è assolutamente stiamo buoni, non diciamo cavolate, anche se in televisione. Beh, io perché, mi auguro che tutti perché, si impegnino. Sì, vabbè. Allora diciamoci la verità, la differenziata è una rottura di scatole.
cioè se non è dentro, se non è dentro, cioè ora non sto dicendo una bestemmia, sto dicendo che fare la differenziata all'inizio è difficile, e stai parlando con quello che a Massa ha fatto fare il salto alla quota differenziata. Io credo tantissimo nella sostenibilità, nel end of waste, nel cercare di fare meno spazzatura possibile. Parliamo in termini, diciamo, da bar, perché se andiamo nei codici CER, nei tecnicismi ci perdiamo. Per cui io dico, però è un atto doveroso nei confronti dell'ambiente. Certo. E per cui noi, quando siamo andati in Asmiu, tanto si ribatte sempre là, perché poi c'è la raccolta, perché poi la filiera del rifiuto è dalla raccolta, poi al trattamento. Certo. E poi sarebbe dallo smaltimento, perché la domanda è dove finiscono i rifiuti, cioè non finiscono nel bidone che c'hai dietro, ma vengono al nostro impianto, poi vengono lavorati, triturati, e ahimè noi li mandiamo poi in discarica, per cui viene presa una buca, tutto dentro la buca. Oggi c'è sempre, le normative, le direttive europee ci hanno portato a far sì che si riduca sempre al massimo, diciamo, la quantità di rifiuto che finisce dentro alla discarica, giustamente. Per cui, ma per fare questo cosa bisogna fare? Bisogna fare gli impianti, per cui o si brucia col termovalorizzatore o si fanno altri tipi di impianti. La nostra provincia penso che non sia ancora pronta, che abbia ancora una ferita troppo aperta per ammettere una canna fumaria, per quanto, ahimè, io non sono uno scienziato, però si legge che mentre prima il problema era delle polveri sottili, per cui sì. Oggi questo problema, bruciando a temperature molto elevate, non viene, cioè non esiste. Infatti anche in regione Toscana stanno facendo gli impianti di ossocombustione, insomma. Però penso che la nostra provincia non sia ancora, il nostro comune non sia ancora pronto per mettere una canna fumaria. Ecco, a proposito appunto del tema delle emissioni e degli odori, che cosa sa dirci? Cosa sa dirci? So che una delle mie battaglie è proprio quella di ridurre al massimo gli odori. Per cui dei test che stiamo interni, e adesso stiamo cercando un ente terzo che certifichi questi dati, mi dicono che abbiamo già abbattuto di molto, 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 molto gli odori. Ma me lo dicono anche i cittadini che abitano a fianco. Ma perché in realtà, cioè, ci vuole un po' d'attenzione. Io mi ricordo sempre che comunque siamo una città turistica, e non si può pensare che il CERMEC, cioè viene il turista o anche il cittadino che abita a fianco, cioè sia debba tenere le persiane chiuse, le finestre chiuse l'estate perché c'è il puzzo del CERMEC. A prescindere che diciamo che là in quel territorio c'è una concomitanza di odori, c'era tipo il depuratore, certo. Però ora pare che sia stato risolto il problema. Per cui noi ci abbiamo messo nel nostro, per cui i portoni adesso si chiudono. Abbiamo cambiato dei prodotti, degli enzimi, per cui ci sono dei cannoni che sparano nell'aria degli enzimi che vanno a mangiare i puzzi. Sì, diciamo che c'è un atteggiamento più cautelativo anche, no, rispetto a questo problema. Io non giudico l'operato degli altri, però sicuramente uno che viene da fuori, che viveva fuori il problema. Io ho vissuto in via Montegrappa per tanti anni e sentivo gli odori di CERMEC. Vivo la Massa, frequento Massa, so che è un problema oggettivo questo, e allora è una battaglia su cui ci tengo moltissimo. Certo, immagino. Ecco, arriviamo a quello che è un altro progetto, ovvero la realizzazione di un biodigestore. Ora, c'è da dire che si sono susseguiti pareri discordanti. Chiariamo allora una volta per tutte di cosa si tratti e come andrebbe a impattare su quello che poi alla fine è sia il nostro sistema che la nostra economia. Allora, io non sono il padre di questa iniziativa, per cui non mi prendo merito di questo progetto, anche perché in realtà, poi ora ve lo spiego. Allora, il biodigestore è stato, noi l'8 di febbraio abbiamo avuto l'ok della Regione Toscana per costruire il biodigestore. A me sono concesso che i comuni, Rete Ambiente, per cui tutti i comuni, diciamo, della Regione Toscana, decidano di investire 42 milioni di euro nel nostro territorio, per cui speriamo che mantengano le parole che hanno preso.
non è una partita che ho fatto io, è una partita che, ma, cioè, naturalmente il padre è stato il presidente amministratore che ha concepito con l'avallo dei sindaci, ma questo sono, ecco, per cui ricordiamoci che l'amministratore esegue, diciamo, le volontà del proprietario, in questo caso i due sindaci. Detto questo, il biogestore cosa è? Il biogestore è un impianto che tratta l'organico. Prima cosa. Per cui, e che trattando l'organico, per cui l'organico che è appunto sotto il lavello, il mastello, quello buchettato, insomma, con i sacchetti, quello biodegradabile, che ahimè, che la nostra percentuale di organico è ancora un po' bassa rispetto anche a altre province, però noi siamo partiti nel 2018 a fare una differenziata abbastanza importante. Uh-huh. Tra l'altro, infatti, dal 2018 è da quando abbiamo abbassato in CERMEC la quantitativo di rifiuti indifferenziati, per cui mentre prima c'era un sacco di rifiuti indifferenziati, sì, per cui più rifiuti, più soldi, più guadagno, l'azienda è uscita fuori da concordato, perché CERMEC ha avuto questo problema enorme che tanti anni fa è stato in concordato, ha avuto un problema l'impianto di briquettaggio della RR a fianco, hanno fatto delle cose da Orbi, insomma, vabbè. Lasciamo perdere, è un altro capitolo, non... Però abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata. Per cui, nella raccolta differenziata, come, cioè, il calendario della settimana com'è? Allora, un giorno l'indifferenziato, due giorni l'indifferenziato, la plastica, il vetro, la carta e poi l'organico. L'organico è stata fatta una scelta, bisogna inquadrare la questione, facciamo ancora un passo indietro, perché è complesso la cosa. Insomma, certo, in due minuti non è facile. Però ci sto assolutamente a conoscenza. Sì. Per cui allora, noi tra poco entreremo in Rete Ambiente. Rete Ambiente è una società unica in tutta la Toscana, che ha tutti i comuni della Toscana e che ha il compito di raccogliere e di smaltire e di trattare i rifiuti. Nell'ambito della politica aziendale di Rete Ambiente è stato previsto di non permettere di lasciare impianti come CERMEC che fa l'indifferenziato, tratta la carta, la plastica, la raccoglie la pressa, ma ogni impianto, ogni territorio ha una mansione specifica. In CERMEC questi scienziati hanno pensato a metterci il biodigestore. E io sinceramente all'inizio da cittadino, non da amministratore di CERMEC, ma sono ancora libero cittadino, oltre a essere orgogliosamente amministratore di CERMEC, non ero tanto d'accordo sui digestori perché avevo delle paure, no? Per cui in realtà poi, avendo a che fare con quei documenti, insomma, avendo seguito tutto l'iter, l'ultima parte dell'iter burocratico delle autorizzazioni sul biogestore, adesso sono un convinto sostenitore del biogestore. Perché, per cui, cosa è il biogestore? Abbiamo detto, immaginate una mucca, ecco, ora una mucca che mangia l'erba e la lavora. Certo. Ho parlato di mucca perché noi faremo il biogas, per cui, per renderlo accessibile a tutti, perché io a volte mi sono perso, ci ho messo del tempo prima di capire, per quanto l'amministratore non sia tenuto a essere per forza un tecnico, ma che deve fare altro, però insomma ho voluto andare al fondo. Assolutamente. E vi posso assicurare che non è facile, però comunque vi dico questo, allora, partiamo dalle leggende che dicono in giro cosa sarà questo biogestore, che dicono arriveranno un sacco di camion da tutta la regione perché ci portano la cacca di tutta la regione. No, sbagliato. Questa è una cavolata, sfido chiunque a venire perché i numeri hanno la testa dura e le autorizzazioni sono chiare. Pensate che noi oggi siamo autorizzati a trattare una quantità di rifiuti ampiamente superiore rispetto a quella che tratteremo domani col biogestore. Ok, per cui, benissimo. Si parla soltanto, cioè del biogestore si parla di 60.000 tonnellate di organico e 35 di verde. Se pensate che comunque si spera che fra Massa e Carrara riusciremo a portare 20.000 tonnellate, vuol dire che 40.000 sono l'organico che noi prendiamo dalla Lunigiana, dalle zone vicine. Certo. Nel nostro ambito, infatti la regione è divisa in ambiti e noi siamo lato centro.
Per cui dico, mi hanno detto, ah, arriveranno camion da tutte le parti. No, allora abbiamo fatto un conto che, abbiamo fatto un conto perché se noi siamo autorizzati a trattare 60.000 tonnellate e di cui 20.000 arrivano da Massa Carrara, ne rimangono fuori 40.000, se io divido in base ai giorni di apertura e in base al peso di ogni camion, vuol dire che ogni giorno passeranno 8 camion. 8 camion vuol dire il tratto dall'autostrada al CERM. Al CERM, che sì, ma 8 camion. 8 camion durante tutta la giornata. Per cui neanche, cioè, dalle 6 del mattino fino alle 5 del pomeriggio. Uh-huh. Ditemi voi se ha un impatto sul territorio. Altra fake news. La chiamo, preferisco fake news, anzi no, la chiamo come mi piace, proprio la cavolata, no? Dicono, ah, c'è il problema, il biogas, c'è il problema, cioè, degli odori. No. Noi recependo anche una, come azienda, anche un'osservazione fatta da Legambiente, pensate Legambiente, non sto dicendo l'associazione industriali, ma sto dicendo Legambiente, per quanto anche l'associazione industriali, per amor del cielo, è attenta ai problemi ambientali, non voglio dire una cosa. Certo, però diciamo che Legambiente è un po' più specifica, ecco. Sì. E c'è un sistema per catturare l'anidride carbonica, il CO2, per cui le bollicine della Coca-Cola o dell'acqua frizzante oppure per le bombole dell'ossigeno c'è carbonica, per cui noi abbiamo bisogno che tutti gli impianti, che lo cemento sia stagno, perché se io apro perdo soldi. Per certo. Intendersi. Per cui le preoccupazioni, poi c'è un'altra storia che sento in giro. Ora vi racconto un episodio carinissimo. Allora, l'anno scorso, tanto lo dico, quello che dico è a prova di smentita, ma insomma, adesso so. L'anno scorso mi arriva una mail, no? da buon Giampaoli, che è un caro amico da sempre, insomma, è stato un paladino ancora oggi lotta come un leone per tutelare il nostro patrimonio artistico. Bene, e allora mi arriva una mail, conferenza sul biogestore. Io ero stato nominato da qualche mese, vado come un cittadino normale, vado a questa riunione dei comitati. Facciamo anche la gamba ruta, vado con la stampella, farà un caldo perché non serve. Vado a sentire e mi trovo questa gente che in realtà anziché parlare di temi, cosa parlava? Facciamo il flash mob davanti a Cermek. Ma scusate signori, a prescindere quando sono arrivato mi hanno guardato come se fossi una bestia, no? Insomma. No, io ero andato in pace e lo dico a tutti. Noi, a prescindere che sul sito di Cermec c'è addirittura una sessione dedicata al biogestore, per cui è aperto a tutti, per cui chiunque voglia andare a vedere si può documentare. Ma noi abitiamo a Massa, cioè io abito a Massa, non è che ma pensate, ci sono i miei figlioli, cioè, ma voglio invecchiare qua, insomma, amo la mia terra. E cioè, uno cosa pensa, che noi ci svegliamo la mattina e uno voglia fare un biogestore per rovinare la nostra zona? Io non lo so. Oppure, io prima di parlare ho letto i documenti, io ero uno scettico del biogestore perché mi ero fatto un tortare da questi discorsi a ombrello. E invece dico, ma non è così, no? Perché oramai la macchina del fango colpisce, quando parte la macchina del fango, a volte se uno una cavolata, una menzogna la ripete 100 volte, magari quello dall'altra parte inizia a convincersi quasi che no, basta. Infatti questa è un'altra campagna che c'ho in testa. Noi dobbiamo aprire il più possibile alla città e dare la possibilità a tutti di venire a vedere cosa si farà. Perché voi pensate, cioè, vi dico un'altra cosa, quando nel nord Europa, inizialmente in tutti i paesi del mondo, gli impianti di rifiuti si facevano fuori dalla periferia, perché si trattava rifiuto e bisognava nascondere, chi lo sa. Adesso la tendenza è quella di farla al centro della città, perché danno calore e perché siamo obbligati ad avere degli standard che infatti io sogno CERM che è come un quartiere della città. Certo. Proprio c'è parte della città. Io ho riaperto CERM anche alle scuole, una tradizione che veniva fatta, e una delle prime cose che ho fatto è proprio venire a aprire, siamo venuti anche ultimamente, abbiamo impianti aperti con il consorzio con Mieco, le carte e cartone, e quando lei prima diceva i cittadini fanno acqua differenziata, dico Houston, no, venite con me, faccio vedere la carta,
che dovrebbe essere una materia prima, cioè una materia seconda, diciamo, vendibile, per cui dovremmo ricavarci dei soldi. Vi faccio vedere la raccolta della carta, non della singola famiglia, ma io vedo la raccolta generale. Consenti a fare una selezione drastica, perché la raccolta non viene fatta in maniera corretta. E dico, ed è un peccato, vedere nella carta, anche perché io dico, ma porca miseria, asini con la patente da asino, no? Qualcheduno. Ma come si fa a mettere nella carta la plastica? Io capisco che siano rotture di scatole fare la raccolta differenziata, però almeno le cose basilari, no? Carta da una parte, plastica, vetro, non ci vuole mica la scienza. Certo, quindi lei dice a questo punto non è più un problema di educazione, ma è un fatto proprio di, come dire, menefreghismo. Ma allora, c'è poca attenzione. No, no, allora diciamo, non facciamo di ogni erba un fascio, perché per amor di cielo, perché a fronte di, fa più clamore un albero che cade piuttosto che 100 che nascono. Certo. Per cui noi vediamo, cioè, un po' di spazzatura che non conferita in maniera corretta, magari vanno a rovinare un camion, vanno a contaminare una petta, diciamo, di materiale, questo è un peccato. Per cui a fronte di tante persone, tante famiglie che si impegnano e che credono in quello che fanno, c'è l'asino che se ne frega, dice avanti, tutto indifferenziata. Certo. No? Io sono convinto del fatto che la premialità, insomma, premiare chi, la famiglia che raccoglie e che separa in maniera corretta, cioè che fa una raccolta differenziata in maniera corretta, sia la soluzione giusta, perché semmai, ma io lo vedo, cioè, se il mio vicino di casa se ne frega e butta tutto dentro, e sì, alla malparata può avere il tagliandino che dice non te lo prendo perché non è conforme, ma dopo 3-4 giorni viene preso, se non gli metto le mani dentro ai tasche del cittadino non funziona. Certo. Questo è fuori, cioè, anche perché dobbiamo dare un premio, dobbiamo punire chi fa le cavolate, non siamo dei fustigatori, certo, folli, però qui c'è tutto il sistema di educazione. Ora è passato dal 2018 a oggi che abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata, un po' di anni sono passati, però se non mettiamo un sistema in base al quale uno che non fa la raccolta differenziata paga, in Germania, non si arriverà mai ad un... In Germania, io qualche anno fa sono andato con la delegazione del comune di Massa a Bad Kissingen e naturalmente sono andato, io ero amministratore appunto di Asmiu e sono andato a vedere un impianto e come vanno a raccogliere. Addirittura loro pagano i sacchetti in differenziata, cioè loro danno dei sacchetti e pagano in base a quello, alla differenza che fanno. È difficile perché comunque loro sono partiti 30 anni prima di noi, per cui noi stiamo già arrivando, già la raccolta differenziata è arrivata a livelli altissimi. Però ora io non voglio parlare di raccolta differenziata perché insomma è una, anche se è collegato, tutto collegato. Assolutamente, perché, infatti. Guardate, proprio qualche giorno fa, appunto, nei pianti aperti è venuto anche il sindaco, mi hanno trovato i sindaci, sono venuti è venuto il nostro sindaco e per Carrara il nostro assessore Carlo Orlandi, che era sindaco arrampiata in altre. E anche il sindaco ha visto con mano la raccolta. Certo. Per cui dico, venite, facciamo la trasmissione, datemi retta, facciamo la trasmissione, venite tutti e tra poco apriremo le porte di Cerme, che è la città. Io lo sto già facendo pezzo pezzo, però sogno in 3 giorni dei rifiutati dove apriamo le porte di Cerme e tutti dentro a Cerme. Adesso facciamo qualche minutino di pausa e poi parliamo di questo interessante progetto. A più tardi. Ma... E poi riprendiamo. Eccoci, bentornati con Start, siamo in compagnia di Lorenzo Porzano, amministratore unico di Cermec SPA. Dunque, prima di riprendere un po' quello che è il filone della nostra intervista, devo dire che lei mi ha dato l'autorizzazione a farle qualsiasi tipo di domanda. Ora, io non voglio eccedere, però ultimamente c'è stata una questione abbastanza discussa, ecco, che è stata molto di rilievo ultimamente, ovvero quello dell'escavazione per quanto riguarda il marmo e le cave. C'è stato anche ultimamente un interessante servizio di report che ha diciamo messo un po' tutti al corrente di quelli che possono essere
gli spiacevoli risultati di quella che è un'escavazione in un certo senso non troppo attenta anche all'ambiente. Abbiamo visto immagini abbastanza preoccupanti. Ecco, lei che cosa ci sta a dire al riguardo? Che opinione si è fatto un po' di tutta la vicenda? Ma allora, non sono un tuttologo, ma sono un cittadino anch'io. Allora, questa qua è una mia visione cittadina. Sull'escavazione, io ho visto il servizio, sinceramente, e ci sono tante cose che condivido. Ho visto, più che altro, ho visto l'affermazione di Alberto Franchi e sinceramente penso che, insomma, non credo che l'abbia pensata così realmente. Perché io mi vanto tanto. Quindi lei ora si sta rivolgendo, diciamo. Sì, no, sì, anche l'opinione. Perché sull'escavazione è un tema così delicato. Io non voglio entrare, non sono un tuttologo, ognuno faccia il suo, ecco. Però dico, più che altro, per quanto riguarda Alberto Franchi, che è uscita questa frase, sono dei deficienti, in realtà io credo che le cose non siano così, ma dite come mal prese. Non sono giustificato, non sono né l'avvocato di Franchi, non mi frega niente, però capisco che ognuno poi faccia il suo. Però io vi dico questo, che io ho avuto in passato sul tema della sicurezza, ho avuto, sulla mia pelle, ho vissuto una tragedia. Una persona è stata un dito, un mio dipendente aveva rimosso un sistema di sicurezza dalla troncatrice per il legno, per cui macchina taggata CE con tutti i corsi di formazione fatti per la formazione, per cui anche quando si fanno i corsi sulla formazione si dice che se c'è un dubbio ci si ferma o altro, per cui gente formata, un operaio qualificato anche con un livello in busta paga qualificato, che aveva rimosso sua sponte senza indicazioni un sistema di sicurezza, alla fine io ho subito un processo come datore di lavoro. Oggi anch'io in CERM, che sono amministratore unico e ho la delega del personale, per cui se si fa male qualcheduno, chi va a processo sono io e noi facciamo multa. Per cui io dico, sicuramente gli è uscita malissimo la frase, non l'ha detto una, cioè, dico, però io conosco anche la è un tema, il discorso è l'escavazione, è tutto un altro discorso. Per quanto riguarda la sicurezza, io credo che proprio la sua azienda, è una delle aziende che è più attenta ai temi della sicurezza. A me piacerebbe capire, no? Ma veramente, ora mi viene, lei mi ha fatto una domanda che mi ha un po'... mi piacerebbe capire, sentire la ASL, quando vanno a fare i controlli, no? Cosa dice. In realtà il problema, io sono sicuro del fatto che, poi conosco anche, cioè, vari operai dell'azienda, per cui io non credo che gli sia uscita, cioè che abbia questo pensiero. Gli è uscita male sicuramente. Report è una trasmissione dove fanno il loro mestiere e magari per fare audience magari tagliano anche dei pezzi, magari indispettiscono, è proprio il giornalismo d'assalto che, insomma, ha il suo perché, per cui non è che io dico ognuno fa il suo mestiere, no? Poteva anche non rispondere, stava zitto, cioè, perché io dico, ma mo non ti viene in mente che fuori onda che sguardi dicono che è spenta la telecamera, invece la telecamera è già accesa, perché, però mica sono amici del bar. Però io dico, cioè, tutto questo cancan che hanno fatto intorno alla figura di Alberto Franchi, su questo io sinceramente non, conoscendo anche il soggetto e conoscendo, avendo visto di persona il rapporto che c'è con qualche operaio, cioè con i suoi operai, dico, gli è uscita male. Per cui la macchina del fango è terribile, guai a chi tocca la macchina del fango. Cioè, poi i sindacati fanno il loro mestiere e questo è un tema. Se magari questo problema, la battuta apre uno scenario su tutta un altro, cioè tutto un altro scenario sull'escavazione, sui temi, sulla tassa marmi. Allora, questo è un altro discorso, però accanirsi su una persona, perché una persona mi sembra folle, però insomma. No, sicuramente è stata una situazione molto complessa, sia per chi chiaramente si è visto vittima di determinate affermazioni che, certo, indubbiamente chiaro, sono state spiacevoli. Ma
che poi a livello anche personale per l'imprenditore stesso, perché posso immaginare ma io ho letto ho letto quello del porto, noi non spediamo più i blocchi. Ora gli vorrei fare una domanda questo del porto, cioè, se non spedisce mai da oggi, oppure se magari la ditta non ha mai, ecco, è una domanda che devo fare anche all'imprenditore, questa è una domanda, perché dico, ma come ti permetti di dire io non spedisco i blocchi con la nave, vengo, boh, cioè la gente è strana, veramente. Però, no, sicuramente... mi piacerebbe capire però se la volpe che non arriva all'uva dice che è acerba, oppure se è acerba realmente. No. No, sicuramente è una situazione molto per l'amor del cielo, però accanirsi, io dico, la macchina nel fango è una cosa terribile. La macchina nel fango è una cosa terribile. E dare per forza che tutti sono per forza sempre colpevoli, cioè ha detto una cavolata, ha detto una grossissima cavolata. Ha detto una cosa che sicuramente a chi ha avuto un morto per lavoro ha fatto male. Certo. Però beh, sicuramente... Scusa, mi hai fatto una domanda? Allora, sicuramente il tema della sicurezza sul lavoro, passando anche per questa polemica, per questo tipo di scandalo che comunque c'è stato ultimamente, è assolutamente importante, perché lei intanto è l'amministratore unico di una società importante. Per cui capisco in prima persona che se uno fa se un imprenditore... Io ho messo l'azienda pubblica e sono tenuto a fare ancora di più rispetto al privato. Come in testa mia. Ma se l'imprenditore fa il possibile per poter fare la formazione, compra macchinari idonei, fa la formazione al personale e poi arriva, mi ha passato una parola francese, come si dice a massa, ecco, sentiamo. Se in quel momento arriva l'ora del coglione dell'operaio, no? E fa una cavolata, perché magari, soprattutto chi è l'operaio esperto, quello che io ho, la mia vicenda è proprio nata, cioè, con una persona che si è fatto male, ma era un operaio squalificato esperto, che lavorava da 30 anni, perché chi è esperto, chi ha in mano il mestiere, si sente che ha fatto quell'operazione 100 volte e allora va avanti di routine e viene meno la paura. Uno che si avvicina al lavoro è più timoroso delle macchine o altro. Io dico, però ha sempre colpa i datori di lavoro? Qua non si parla di lotte sociali, lavoratori contro i padroni, no, i padroni c'hanno i cani, per me i padroni c'hanno i cani. Però io dico, non si parla soltanto che dico, ognuno può avere, se io sbaglio, pago? Sì. Cioè, perché sempre l'operaio non può sbagliare? L'operaio può sbagliare. Bene, passiamo ad un altro argomento. Torniamo a Cermek. Torniamo a Cermek. Prima lei chiaramente ci ha un po' preannunciato quello che potrebbe essere il futuro di Cermek, si parla quasi di fusione. Sì. Ecco, approfondiamo un pochino questo aspetto. Del domani non c'è certezza, chi volesse detto sia. Allora, sì, io spero, in realtà, cioè, c'è una fusione, ovvero noi dovremmo entrare in rete ambiente, per cui questo è un passo obbligato, per cui sia Asmio che Nausicaa, ma anche noi per quanto riguarda la parte di indifferenziato entriamo in rete ambiente. Poi, verrà fatto l'impianto? Io spero di sì. Lo dico sinceramente, verrà fatto il biogestore? Sì. Io so soltanto una cosa, che oggi Cermek è sempre stato visto per dei detti lavori qua di massa, nella politica Carrara, come un problema, per cui è stato oggetto negli anni passati del concordato, c'è stato un fallimento, c'è stato un tentativo, un impianto di becchettaggio con una società che si chiama RR, che ha aperto il vaso di Pandora, fatture false per 15 milioni di euro, insomma delle cose da orbi. E sicché Cermek è stato visto come un problema, un'azienda dei comuni, ma che portava con tante problematiche. Io penso che Cermek sia un valore aggiunto, perché gli impianti, i privati non buttano via soldi, perché il loro must è quello di massificare al massimo i profitti, guadagnano. Io vi dico, vi do soltanto un numero, che è un numero reale. Noi ogni 1.000 chili di spazzatura indifferenziata che ci arriva in Cermek, ne mandiamo via 900 chili. Ce lo trituriamo e poi lo riportiamo in discarica a 900 chili. Cioè 100 kg che è soltanto l'effetto, diciamo, della parte umida.
e poi pensate che poi dopo c'è anche il percolato che si smaltisce, per cui in realtà il conto è diverso. Se noi avessimo un impianto performante, per cui noi paghiamo 900 kg, cioè il cittadino paga 1000 kg a Cermec, il comune paga 1000 kg, e noi come Cermec rimandiamo di scarica 900 kg, cioè non ci guadagniamo nulla, e abbiamo la spazzatura. Normalmente la spazzatura prima era un problema, invece oggi la spazzatura è una risorsa. Se noi avessimo un impianto performante, anziché mandare 900 kg, ne manderemo 500, 400, e vendendo anche le altre risorse. Una delle voci attive, per farvi capire, una delle voci attive che sulla mia pelle, che ho vissuto, e quando nel 2018 si raccoglieva, vi ricordate le vecchie campane, si raccoglieva il vetro con la plastica. Per noi era diventato un costo, pagavamo tipo 40 euro all'epoca per smaltire la tonnellata, separandole guadagnavamo, però ma mica ci vuole Marchionne per capirle queste cose qua. Per cui dico, chiaro è che se Cermec in tutti questi anni avesse fatto una politica di investimento, ma anche Eva, ma ora perché abbiamo fatto discorsi, cioè anche Asmi quando siamo arrivati c'era, era in balia del nulla, c'erano i mezzi rotti, cioè le aziende pubbliche devono fare meglio dei privati, ma bisogna pensare anche di avere un piano, di mettere delle persone che abbiano un buon senso e che abbiano una visione, che facciano un piano industriale, che sappiano cosa stanno facendo, per cui te non è che per arrivare in un'azienda la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Chiaro. Ecco. Per cui un'impiantistica corretta a livello CERN, per cui io dico, qual è il futuro di CERN? Che verrà fatto il biogestore? Lo spero. Se non verrà fatto il biogestore, CERN è una risorsa per il territorio. Sono sicuro che il mio sindaco e la sindaca di Carrara sapranno, sono due persone intelligenti, e sapranno valorizzare, cioè darmi gli strumenti per poterlo valorizzare. Ne sono certo, per cui non c'è nessun problema per i lavoratori andare avanti così. Allora, passiamo e chiudiamo quello che è il nostro incontro parlando di quelli che possono essere progetti anche prima citati che hanno la finalità di avvicinare un po' la comunità a quella che può essere la sostenibilità. Ecco, lei prima ci ha citato Rifiutati. Di cosa si tratta? Rifiutati è il mio fiore all'occhiello. Allora, mi apre il cuore, grazie della domanda, questa gliel'ho chiesta in realtà. Così facciamo pari patta con la domanda prima trabocchetto. Bene, Rifiutati sarà un festival di 3 giorni dove attraverso la pop art noi abbiamo intenzione di sensibilizzare le persone al tema della sostenibilità. Per cui pop art, cosa è? Nasce la pop art in America, un movimento che nasce in America per avvicinare le persone all'arte, perché l'arte normalmente è sempre stata chiusa nei musei, oppure noi abbiamo la fortuna che abbiamo ogni strada, ogni piazza è un museo per noi in Italia, no? Però all'estero l'arte è sempre stata chiusa nei musei. Per cui questa gente, tipo Andy Warhol, cosa hanno fatto? Hanno reso tipo la Campbell, no? C'è il barattolino del pomodoro, un soggetto famoso di Andy Warhol, e attraverso una cosa che tutti conoscono, la resa popolare. Poi in realtà pop art di popolare non c'ha niente, c'ha soltanto la filosofia e tutte le supercacciole, come le chiamo io, perché poi dopo andate a comprare un quadro della pop art e vi viene da ridere. No, noi in realtà apriamo l'impianto Cermec agli artisti che utilizzano materiali di recupero per fare le sculture. Per cui esempio, ora noi abbiamo la fortuna di avere in questi giorni ospite nostro di Cermec, con un protocollo, con la sicurezza, con tutto, che naturalmente è separato dai locali, ma abbiamo un grande artista, abbiamo Paolo Nicolai. Paolo Nicolai è un signore che è famoso in tutto il mondo, e abbiamo l'orgoglio che venga da Carrara, e cosa fa? Lui prende delle figure classiche e le ricostruisce con gli scarti, con la plastica, col vetro, con la marmettola, con le scaglie di marmo, visto che abbiamo parlato di marmo prima. È un bellissimo modo per riutilizzare quelli che sono i rifiuti. Sì, ecco. Per cui è vedere la gente, anziché la classica lezione che uno viene là e dice la 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 la, allora ci avviciniamo e iniziamo a vedere, insomma, le opere d'arte di pop art con gli oggetti di recupero. Rifiutati poi è un tema che abbraccia
abbraccia molti, molti aspetti, per cui risultati anche in termini umani si parla. Pensate che nel sogno c'è anche quello di fare in questo festival di 3 giorni uno stand sul consumo bulimico del cibo. Quindi si toccano molti temi in realtà. Molti temi, perché ambiente, salute, sicurezza, insomma, certo. Certo. Per cui venite a Cermek, viva Cermek, viva Antenna 3, venite, fate una trasmissione presto. Assolutamente. Voglio, ma con le telecamere, facciamo, ti metti, anziché il tacco, ti metti la scarpina antinfortunistica, vieni con il caschetto, sì, occhiali. Sono d'accordissimo, verremo prestissimo. Bene. Io ringrazio Lorenzo Porzano per essere stato con noi e gli facciamo perdonate i miei slang della stazione, però insomma questo sono io. Grazie mille a tutti i telespettatori e buona serata, ci vediamo al prossimo appuntamento con Antenna 3 e ovviamente Start. Buonasera.